Il secondo pellegrinaggio di Quaresima, per stare con Gesù nei santuari della Passione a Gerusalemme, ha fatto tappa al Getsemani. Il Getsemani viene indicato dagli evangelisti Matteo e Marco come il luogo in cui ha veramente inizio il dramma della Passione del Signore. Nella preghiera di Cristo emerge la fragilità umana espressa da quel momento di tristezza e angoscia. Per la celebrazione eucaristica si sono riuniti i frati guardiani della basilica insieme a vari sacerdoti e cristiani locali. La messa è stata presieduta da Padre Donaciano Paredes e l'omelia è stata tenuta da Padre Matteo Monari. Ai discepoli addormentati Gesù ricordò di pregare per non cadere in tentazione. Questo insegnamento è contenuto anche nella preghiera del Padre Nostro, affinché il Padre non abbandoni i suoi figli nel momento delle tentazioni, ma doni la forza di superarle. L'Evangelista Matteo racconta del saluto di Giuda, seguito dal bacio. Si trattava di una forma abituale di saluto presso le popolazioni orientali e indicava uno stretto rapporto di amicizia. Stiamo celebrando la preparazione di Gesù per il sacrificio finale che compirà sul Calvario. Durante la Quaresima pensiamo alla preghiera, pensiamo al digiuno, pensiamo alla carità e offriamo tutto ciò attraverso l'agonia di Gesù per la salvezza delle anime. Fra gli evangelisti, Luca è il solo a ricordare il sudore di sangue causato dall'angoscia estrema di Gesù, che in quel momento di buio ricevette dal Padre il conforto di un angelo. Tutti attraversiamo difficoltà nelle nostre vite e qui possiamo affidarci a Gesù che ha sofferto egli stesso come vero uomo, nonostante fosse vero Dio. Lui capisce il nostro dolore e lo presenta al Padre suo che è nei cieli. Credo che sia molto importante che ci siano messe come questa, che riuniscono tutti i pellegrini giunti in questa terra, soprattutto in questi tempi, in cui la situazione in Medio Oriente è molto difficile, così come la condizione di tutti i cristiani. È davvero significativo trovarsi insieme, prima della Pasqua in Terra Santa, in questo santuario.